Buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Eccoci qua in diretta, una nuova mattinata su Milano All News. Sono le 9:31 minuti in questo istante di oggi, mercoledì 17 maggio 2017. Un mercoledì di grande sole, l'avete visto anche dalle nostre previsioni del tempo. Speriamo che tenga, come si dice, ma in realtà lo avete visto dalle nostre previsioni del tempo. Qualcosina verso il fine settimana si andrà a inclinare o a incrinare, forse è meglio dire. Quest'oggi appunto, anzi proprio di parole andiamo a parlare, direi che potremmo proprio iniziare così perché parliamo di cultura, sapete che è una cosa che ci piace spesso toccare, un tema che ci piace spesso toccare e sappiamo benissimo che la cultura insomma ha mille mille facce. Una di queste sicuramente è la letteratura, sono i libri che molti danno per ormai morti per colpa del digitale, mai più nessuno, invece insomma, sembra che il vero mercato in crisi sia quello in realtà degli ebook. I libri, che sono da sempre forse un mercato in crisi, ultimamente invece qualche spiraglio lo dà a vedere. Perché parliamo di libri? Perché abbiamo una interessantissima iniziativa che, mi viene da dire, per la prima volta finalmente nasce sì all'estero, poi sentiremo come, ma da subito arriva in Italia e parte proprio in quel di Milano, grazie alle nostre due ospiti di oggi, che vi vado subito a presentare. Sto parlando di Martina Averna e Anna Deò di Book Fairies Italy. Buongiorno, Buongiorno. benvenute. Che cos'è Book Fairies Italy? Book Fairies Italy nasce da un progetto di Londra, appunto, come accennato, che si chiama Books on the Underground. Quindi invece di fare come Books on the Underground, diffondere libri solo in metro, è partito questo progetto che si chiama Book Fairies Worldwide. Quindi, appunto, come dice il nome, siamo diffusi a livello mondiale in più di 30 paesi e diffondiamo libri, diffondiamo cultura, ci piace pensare. Ok, allora, nello specifico, poi adesso correggetemi se sbaglio, voi prendete, diciamo adesso, per farla semplice, prendete un libro, poi in realtà ne prendete molti più di uno, li mettete su un vostro stickers che quindi vi fa, ecco, vediamo Esatto, qual qua è, eccolo qua. l'esempio. The Book Fairies, eccolo qua. C'è scritto: prendi questo libro, leggilo e lascialo per il prossimo. Perfetto. Trovando in giro per la città, quindi non più invece come appunto nato a Londra, solo metropolitana, ma in la città, poi mi spiegherete in che luoghi di solito viene fatto questo. Trovando questo libro, io posso tranquillamente prenderlo, me lo posso, Assolutamente. e l'auspicabile è che me lo legga e poi lo rimetta di nuovo a In disposizione di circolo. qualcun altro. Giusto? Funziona così? Esatto. Esattamente, sì. Come funziona però appunto la distribuzione dei libri? Dunque, vengono rilasciati in luoghi pubblici, dove tendenzialmente si sa che c'è tanto afflusso di gente e ultimamente c'è anche quasi una gara, nel senso di scegliere proprio i luoghi più tipici di una città, le statue più famose, più belle, perché poi vengono pubblicate su internet e quindi in tutto il mondo si può vedere anche, oltre ai libri, la bellezza delle altre città. Delle varie città. Ecco, a Milano, no, da quant'è che esiste questa iniziativa? 8 Dall'8 marzo di quest'anno. marzo di quest'anno ed è partito in contemporanea, cioè sia a Londra che a Milano che in tantissimi altri Sì, paesi, giusto? Sudafrica, Singapore, Emirati Arabi, Germania, Ecco, fammi un Francia. po' la storia che c'è dietro a questa idea, cioè chi l'ha inventata, come l'ha inventata, come si è diffusa, come avete fatto anche voi a conoscerla, diciamo, dal minuto zero. Allora, la fondatrice è Cordelia, che appunto aveva lanciato Books on the Underground. Io e Martina non ci conoscevamo, ma separatamente l'avevamo contattata perché ci piaceva l'idea e volevamo importarla in Italia, e lei in realtà poi ci ha parlato di questo altro progetto e ha coinvolto tantissime altre persone in tutto il mondo e ci ha messo tutti in contatto. L'8 marzo, per la festa della donna, è stato deciso di fare il lancio e tante case editrici, sia inglesi che americane, hanno donato dei libri a tema femminista e una delle più grandi supporter è stata Emma Watson, e quindi lei stessa quel giorno in New York ha rilasciato dei libri e da lì è partito il tutto. Ecco appunto, già però dall'inizio si può vedere un po' la differenza, diciamo, con i classici appunto book crossing dove metto lì dei libri in un angolo magari, anzi sempre in un posto dove so che vado, metto, tolgo e trovo libri così, di vario genere. In realtà, fin dall'inizio,
Buffet ha avuto un tema, ad esempio, no? La prima giornata è stata dedicata alle donne. Sì. Questo ricorre poi, diciamo, nell'idea appunto di Buffet di rifare poi a volte delle come si chiama, distribuzioni, non so. Sì, ci saranno e ci sono state altre iniziative. Ah, okay. Tematiche, ma lo scopo anche delle Book Fairies è creare una comunità. Uh-huh. Per cui, appunto, lasciando questo sticker, poi si potrebbe taggare I Believe in Book Fairies su Instagram, Twitter o Facebook, in modo che noi possiamo trovare chi ha trovato il libro. Uh-huh. E allora, a loro volta, mettere giù il libro quando l'hanno finito di leggere e creare una catena, una comunità di appassionati di libri che amano condividere quello che amano. Ecco, i libri da dove arrivano? Chi mette a disposizione questi libri? Allora, tanti sono di nostra proprietà che magari abbiamo già letto e decidiamo di mettere in circolo, altri magari ci sono stati donati da amici o parenti che ci supportano, altrimenti anche le biblioteche tante volte hanno un surplus di libri e ce li donano volentieri se nella loro possibilità. Ecco, nell'idea originale mi dicevate che proprio l'8 marzo case editrici americane ed inglesi hanno supportato questa iniziativa. In Italia come siamo? C'è già chi vi ha supportato a livello appunto di case editrice? State cercando? Come funziona? In Italia stiamo iniziando adesso a cercare, quindi saremmo molto più che felici se potessimo distribuire libri donati da case editrici, in modo anche da fare pubblicità a loro, ovviamente. Uh-huh. Quindi creare delle campagne, come dicevi prima, a tema. C'è questo libro in uscita, noi lo diamo in anteprima, gratuitamente ovviamente, condividendo sempre la lettura. Perché ricordo che poi ne parlavamo prima fuori onda, l'idea poi è quella che insomma, se uno poi è amante dei libri, se poi gli piace se lo compra. Esattamente, giusto, sì. Non si limita a condividerlo, anzi, nel momento in cui deve ridarlo magari fa anche un po' fatica, esatto, allora forse sì. Corre poi in libreria a comprarne una copia da tenersi, giusto? Sì, assolutamente, io in primis ho più copie di libri, quindi in realtà questa è stata un'occasione anche per dare libri di cui avevo 3 copie. Ecco, ma appunto torniamo un attimino a capire, quindi potrebbe essere interessante per le case editrici come metodo appunto di diffusione di pubblicità, diciamo, sono costruzioni. Assolutamente, per un lancio di un libro sarebbe molto interessante e sarebbe anche diverso da quello che viene fatto attualmente. Ecco, ovviamente voi, diciamo che siete le prime e avete intorno una community neonata, siete tutte super fan del libro, tutte quante con grandi scaffalature a casa. Però, mi diciate, non è l'obiettivo solo arrivare a chi, come dire, già la pensa come noi, ma cercare di avvicinare al libro anche chi magari fa fatica ad aprire un libro. Sì, esatto, anche solo vedendo un libro lasciato sui gradini del Duomo, vicino a Castello Sforzesco, che sono posti che ci sono piaciuti, ad esempio durante la Giornata Internazionale delle Donne, uno è invogliato a prenderlo, a sfogliarlo, e quindi speriamo di poter avvicinare anche gente non appassionata come noi a nuove letture. Ecco, allora, nel mondo sappiamo che diciamo, la gente diciamo, è abbastanza normale nel mondo, in Italia non tanto. Come risponde il cittadino italiano medio, o meglio il milanese medio, a questo tipo di iniziative? Voi ormai è un po' che distribuite, giusto? E mi dicevi, non a volte rimanete anche lì, giusto? Sì. È una delle parti, devo dire, più belle. Osservare da lontano e vedere la persona che passa, si ferma, lo prende. È premiante, diciamo, e devo dire che io sono stata colpita positivamente, nel senso che tante volte mi sono accorta che in un lampo il libro è andato via, quindi l'interesse c'è, comunque la curiosità è qualcosa che attira. Ecco, avete poi interazioni con queste persone che prendono i libri, oppure rimette appunto a distanza e basta? È capitato però sui social, non di persona. Ah, okay. Persona. Perché sì, noi cerchiamo l'hashtag I Believe in Book Fairies, quindi troviamo chi ha trovato il libro e spesso ci scrivono chiedendoci se possono partecipare anche loro, ringraziandoci anche perché magari è una brutta giornata e trovare qualcosa li ha rallegrati. Quindi sì, poi ci sono interazioni, anzi
molte di quelle che hanno trovato i libri durante la giornata dell'8 marzo hanno adesso fanno parte adesso del gruppo, quindi sono delle Book Fairies anche loro. Ecco, come si fa a far parte del gruppo? Cioè, quali sono le coordinate sociali e non a cui trovarvi? Allora, bisogna andare sul sito internet ibelieveinbookfairies.com, c'è un form da compilare e si possono richiedere gli sticker che vengono spediti in brevissimo tempo, perché le ragazze sono veramente efficientissime al domicilio, e da lì si parte. Quindi l'importante, diciamo, per partire, io devo avere degli sticker. Esatto, sì. Che mi metto sul libro, a quel punto il libro entra a parte della rete di Book Fairies, giusto? Esatto. Sì, sì, esatto. A Milano dove avete provato a lasciare i libri fino adesso? Ma abbiamo tappezzato bene Milano, sì. Ogni quanto lo fate? Ogni quanto andate fuori? Lo fate così quando vi capita? Avete delle occasioni per cui vi ritrovate e fate anche questa cosa insieme, nel senso che diventa un momento di aggregazione anche quello? Ma io personalmente cerco di inserirla all'interno della giornata, nel senso che lavorando a Milano, magari all'ora in pausa pranzo, approfitto un giro al parco e lascio un libro, altrimenti sì, nel weekend o sì, comunque quando si ha l'occasione, sì. Però non c'è un momento giusto in cui farlo. Mm-hmm. Qualche storia carina di cose che avete visto stando appunto lontano, mi dicevi, osservando? Sì, il giorno della festa della donna e al Castello Sforzesco c'erano una mamma e una figlia italiane, e la ragazzina ha visto subito il libro e l'ha preso, e in quell'occasione, siccome era la festa della donna, Emma Watson aveva lasciato un biglietto all'interno di ogni libro e lei era stata contentissima, e poi aveva detto questa frase: no, adesso sono dispiaciuta di aver abbandonato il corso sul femminismo all'università e mi sa che ci torno. Avevo sentito questa frase un po' da lontano e mi aveva messo di buon umore, diciamo. Beh, interessante. Ecco, Emma Watson, diciate che è stata fondamentale per la diffusione di questo tipo, sì, di iniziative, sì, giusto? Sì, sì, sì. Lei sì, ha sposato da subito l'iniziativa? Sì, sì, lei faceva parte del gruppo anche con Books on the Underground, aveva fatto delle campagne per la diffusione del libro di Maya Angelou, che poi abbiamo usato anche noi appunto per l'8 marzo, e ha fatto anche lei dei video che si possono trovare sulla nostra pagina Book Fairies Worldwide e sia sulla pagina di Emma Watson, e in genere distribuisce libri dal suo club di libri virtuali che si chiama Our Shared Shelf, e si trova su Goodreads, su Instagram, e sono sempre di argomento femminista o di indipendenza delle donne e autonomia. L'obiettivo, diciamo, finale, ma in realtà anche, insomma, diciamo, il vostro obiettivo qual è? Sicuramente diffondere la passione per i libri, per la lettura, creare una rete virtuale, creare una comunità, e poi nel futuro secondo me si possono fare tante cose, tante, mm-hmm, tante anche degli eventi, delle attività mirate. Ecco, appunto, cioè, se mi piacciono i libri, vado, me lo prendo uno, me lo leggo da solo, basta. Perché invece questa voglia di mettersi in rete, di creare una community? Ma vuoi dar tu? A me è sempre piaciuto anche prestare libri. Ah, ok. È bello far conoscere a qualcun altro quello che ti è piaciuto, come con i film, si consigliano sempre i film. E leggere arricchisce sempre il prossimo. Quindi poter condividere un libro che hai letto fisicamente con qualcuno, sapendo che comunque stai dando qualcosa a un'altra persona, se ti è arricchito, è sempre bello. Quindi è bello da quel punto di vista poter... Uh-huh. E poi la cultura secondo me deve essere libera. Si deve avere libero accesso anche ai libri e alla cultura in generale, ma soprattutto ai libri che sono un mezzo fisico, e quindi l'idea di lasciarli a disposizione di tutti mi piace molto, il fatto che sia gratuito, il fatto che non... Voi che fate colazione con latte e libri, cosa ne pensate invece del fatto che in Italia invece si legga poco, insomma, che i libri siano sempre meno letti? Quale può essere la causa? E se invece non si vuole così?
Non so se c'è un rapporto letti poco e venduti poco, nel senso che magari le vendite non sono molto alte, però secondo me gli italiani hanno una passione per la lettura e in generale per tutto quello che è libri, cinema e quant'altro. Cioè magari la lettura va oltre la Gazzetta dello Sport, c'è chi riesce ad andare oltre quello? Sì, secondo me sì. Sì, anche secondo me gli italiani leggono abbastanza. Cioè confrontiamo quindi l'idea di dire si vendono pochi libri, quindi una crisi di un mercato che può essere ancora appunto si vendono pochi dischi, con invece si legge tanti libri, come dire, si ascoltando musica perché si ascoltano le radio. Io sono fiduciosa e mi piace pensarla così. Ah, ok. Bisognerebbe anche fare magari un'analisi sulle biblioteche, perché magari le biblioteche fanno grandi prestiti e quindi magari è un canale tramite il quale la gente legge senza un grande sforzo economico. Allora, siamo quasi in chiusura. La domanda che fanno sempre: ultimo libro letto? It. Sto leggendo It di Stephen King, ma è ancora in corso perché è impegnativo. Un classicone. Sì. Un classicone della nostra generazione. Donne che corrono con i lupi, che è l'ultimo suggerito da Emma Watson, e anche quello in corso perché è abbastanza tosto anche lui. Il libro invece, dai, visto che c'è stato il salone del libro, a me adesso vi sfrutto e voglio un po' di... Libro rivelazione di quest'anno secondo voi? È una domanda difficile di quest'anno... No, non... Ma quella dell'anno scorso, No, non so... Selezionarne uno... No, è difficile, secondo me. Allora, punto molto sull'ultimo della saga dei Casalesi, secondo me quello avrà successo. A me è piaciuto invece tutti i libri dell'autrice di Gone Girl. Ok. Che tipo di... Sto guardando questo. Essendo comunque così ampio appunto il mondo dei libri, condividete qualsiasi tipo di libro, se non nelle giornate appunto che mi hanno detto tematiche o appunto quando cercherete di fare degli eventi appunto su un certo tema. A voi personalmente quali sono i libri, che tipo di piace più, il romanzo, il giallo, la biografia, non so? Ma io spazio molto, anch'io. Non mi piacciono quelli sci-fi. Ah, ok, quindi fantasy, sci-fi, quelli così. No, ma tutto il resto lo divoro. Il Signore degli Anelli in ecco su, no, via. È una grande mancanza mia. Mettiamo via tutto, va bene. Sì, idem, anch'io spazio molto, quindi cerco di non focalizzarmi troppo su un genere. Allora, ricordiamo bene a chi ci sta seguendo in questo momento come si può fare per entrare nella rete. Che detto così, insomma, sembra anzi, poi per chi sta leggendo It in questo momento non spoilerò niente, però insomma ha un senso. Infatti, non è che non ricordo se è nel libro o nel film, c'è questa differenza. Sì. Sostanzialmente nel libro e nel film non mi ricordo quale delle due. Come si può fare entrare appunto nella community di Bookface e che cosa bisogna fare? Allora andate sul sito www.ibelieveinbookferries.com, compilate il form e richiedete i vostri sticker e soprattutto seguiteci sulla pagina Instagram. Sì, esatto, seguiteci su Instagram sia come Bookferries Worldwide, quello che raccoglie tutti gli account mondiali, e Bookferries Italy, che siamo io e lei. Instagram, diciamo, è il punto di partenza per vedere le storie e le vite dei libri. Sì. Cioè, per vedere dove vanno e dove esatto, i percorsi che il viaggio che fanno sì, ma esatto. Può succedere adesso che un libro parta da Milano e vada a finire da qualche altra parte? Assolutamente sì, assolutamente. Sia perché magari qualcuno l'ha preso a Milano e poi era di passaggio e l'ha portato in un altro posto, sia perché qualcuno durante un viaggio l'ha proprio portato all'estero, quindi un libro italiano all'estero e viceversa. E quanto appunto è importante per voi, diciamo, perdere questi libri, proprio cioè lasciare in modo che vadano più lontano possibile? Sì, ha più significato, perché così comunque ti stai staccando da un tuo libro in genere, e sapere che viaggia tanto è bello. Ci sono libri di cui avete magari, come dire, perso le tracce e poi ritrovati
magari dopo tempo. Sì, beh, il processo può essere anche molto lungo, quindi magari un libro che era passato in secondo piano, che ti eri quasi dimenticato, poi lo vedi ricomparire, quindi sono soddisfazione. Sì, sì. Ecco, ovviamente voi riconoscete tutti i libri che avete messo personalmente in giro? Sì, tendenzialmente sì. Cioè, li ricordate tutti quanti? Sì, sì. Perché erano nostri in questo caso, quindi sono le vostre creature. Esatto. Ok, va bene. Ragazzi, io davvero vi ringrazio tantissimo. Grazie a te. Seguiremo sicuramente l'evolversi. Se fate degli eventi, se fate delle giornate a tema, vi invito a tornare a scriverci. Adesso che vi vogliamo dare spazio a questa vostra iniziativa, grazie, che è veramente grazie. Interessante, davvero fresca, mi viene da dire, nel senso che è una cosa partita molto velocemente, mi piace, senza stare troppo a pensare a cosa fare, basta un adesivo, un libro e da lì veramente si parte a contaminare, speriamo, una città intera, speriamo. E poi pensiamo anche al resto della nazione, dove mi dite che comunque già anche altre città italiane ci sono. Sì, sì, sì. Trento, Roma, Venezia, Napoli. Sì, insomma, bisogna tenere gli occhi aperti. Il virus si sta già espandendo. Bene, sì, sì. Ottimo. Davvero, grazie mille di essere grazie con noi. Grazie a presto. Va bene. A presto. Grazie mille, grazie anche a voi che ci avete seguito tutta la mattina. Io vi do appuntamento ad oggi pomeriggio, ore 18, con informazioni di Milano News, il giornale della sera. E poi è mercoledì, ragazzi, questa sera c'è Track Talk alle 19.30, si parla di roller derby, le ragazze di Milano, delle Alpie di Milano hanno battuto Bordeaux la scorsa domenica nel nostro Sport Day, avremo modo di rivedere, di riparlare, ovviamente qui in studio con il sergente Peperoni e vedremo chi verrà delle Alpie a raccontarci di questo grande match. Grazie mille, arrivederci, a presto!